Inizia il gigante mondiale, vediamo subito affrontare la prima parte. Questo è il cambio di tendenza verso sinistra, non c'è stata nessuna sbarratura. Qui la rivediamo leggermente arretrata. Tutta questa zona c'è sicuramente più spazio per osare di più. E qui sta controllando, qui non sta rischiando più niente sul ripido. C'ha margine, può permetterselo. Bene, è fatta. Non c'è storia. Verso loro. Vediamola. È partita con le spalle e quindi una piccola sbavatura. Guardate come sta accelerando. Vediamola, sempre precisa. Non quanto però non ancora quanto qualche cifre. Sì, ancora davanti, ma di poco. È partita con un altro ritmo, sta rischiando di più. Una piccola imperfezione alla quarta porta, per un attimo le code gli le sono uscite troppo, ma è riuscita a recuperare. Anzi, brava al comando. L'anno scorso ha vinto la Coppa del Mondo. Eccolo qua, è uscito dal cancelletto. Molto bella la sua scelta, perché è molto fluida, collega molto bene, sembra molto sciolto, e questo è molto importante. Tanto molto bravo qua, perché ha recuperato su Hirscher. La fluidità ha pagato, perché molto bene ancora. Gli è scappato per una volta lo sci sotto il piede. Eccolo qui. Adesso c'ha in mano lui questa medaglia d'oro. Deve portarsi avanti e lo sta facendo. E adesso chi sa la sua testa dirà: di volo adesso, aspetto ancora un attimo. Di volo adesso, di volo adesso, di volo adesso, ed è mollato. Adesso non è facile, perché lui sa che comunque deve puntare alla vittoria. Secondo me non ci pensa loro. Pensa a fare una bella manche e poi dice: poi lì che ti vedremo. Le prime porte si è proprio imposto di caricare l'esterno, soprattutto. Infatti, lo sei, come se lo sentisse. Adesso deve inventarsi qualcosa e purtroppo non ha imboccato il muro con il piede giusto, ha dovuto correggere prima di quel palo. Anche se qui sta attaccando bene, sta rischiando tanto. Ha recuperato. Vai, sarebbe 2, 3, fantastico, 86, sarebbe fantastico. Sì, avanti, che capolavoro. Questo è coraggio, con quella semicaduta lassù nella testa, insomma, chissà cosa vai a pensare. Ha mantenuto la calma, la concentrazione.